SCP-031 deve essere contenuto in una camera di contenimento standard per umanoidi, nell'ala SCP Sicura del sito 77. Il personale che interagisce con SCP-031 non deve guardarlo direttamente, ma comunicare con i soggetti dei test attraverso un citofono installato in ogni camera. La camera di contenimento deve essere pulita una volta alla settimana dal personale, che deve indossare occhiali opachi per mitigare gli effetti di SCP-031. SCP-031 è un organismo amorfo con una massa di 75 kg. SCP-031 è in grado di muoversi alla velocità di 3 km orari e lascia una scia di olio quando si sposta. I test dei campioni di tessuto recuperati hanno rivelato che SCP-031 è almeno parzialmente composto da tessuto muscolare ed epidermico di tipo umano. SCP-031 è in grado di riprodurre il linguaggio umano con qualsiasi intonazione o tono, Hi, anche how se are non è you? attualmente noto come SCP-031 riesca a produrre il suono. Il soggetto che instaura contatto visivo con SCP-031 lo vede come una persona per la quale ha avuto un interesse romantico in passato. Quando SCP-031 si sente osservato, afferma di essere realmente quella persona e sostiene di essere rimasto povero in seguito a qualche evento passato. SCP-031 tenterà poi di persuadere il soggetto affinché possa permettergli di stare con lui per un periodo di tempo esteso, fino a quando la situazione non si sarà ristabilita. Questo effetto si applica a tutte le persone che hanno un contatto visivo con SCP-031 ed attualmente la ricerca non è in grado di determinare un limite massimo del numero di persone influenzate da SCP-031. Se si trasferisce a casa del soggetto, SCP-031 prova a iniziare una relazione con lui. È da notare che SCP-031 non entra in contatto con il soggetto durante questo periodo, ma utilizza solo la voce. Se il soggetto accetta, SCP-031 comincia a considerare la casa del soggetto come casa sua. Quando SCP-031 comincia ad influenzare più soggetti, cerca di dissuaderli dalle intenzioni romantiche. Ad ogni modo, sono stati documentati molti casi in cui SCP-031 ha cominciato ad influenzare più soggetti contemporaneamente. Al momento, il test più grande mai osservato include 8 relazioni contemporaneamente. Inevitabilmente, quando SCP-031 comincia a colpire più soggetti, questi avranno opinioni contraddittorie circa il suo aspetto, la sua personalità e il suo genere sessuale. SCP-031 è stato recuperato nel corso di un episodio violento che si è svolto in un hotel sotto copertura per conto della fondazione. Diversi soggetti hanno riportato opinioni contraddittorie e violente circa l'aspetto di SCP-031 e sono stati coinvolti anche dagli agenti della squadra di recupero. Ad ogni modo, una massiccia distribuzione di amnestici e tranquillanti da inalare ha calmato tutti i soggetti influenzati ed SM è stato in grado di rinchiudere SCP-031. A partire dal 16 novembre 1958, SCP-031 è stato classificato come safe. Le ricerche hanno dimostrato che i soggetti asessuati non vengono influenzati da SCP-031. Ad ogni modo, tutti questi soggetti affermano che SCP-031 sia una figura umanoide piccola e paffuta, oscurata da un fumo nero che ha la forma del corpo di SCP-031. Sono stati programmati dei test per capire come mai questi soggetti vengono influenzati in questo modo. Ulteriori test hanno dimostrato che le percezioni dei soggetti affetti da SCP-1937 è simile.